Bentrovati da Luigi Pistone per Radio Nof. Sono in compagnia di due scrittori, Marcella Nigro, una presenza costante su Radio Nof, e Enrico Casartelli, scrittore e autore di numerosi libri. E poi Lucia Piturro, psicologa, e quindi anche lei non è la prima volta che è con noi. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di bullismo e cyberbullismo. Una precisazione, anzi due, sono d'obbligo. Bullismo è una parola, e qui farò contenta Marcella, che ha origine anglosassone, che poi è stata mutuata in italiano e vuol dire imporsi con prepotenza, con violenza, intimorire, costringere l'altro a fare ciò che si vuole. E questo etimologicamente, così, quasi da Treccani. E noi scopriamo oggi il bullismo, ma il bullismo è sempre esistito, cioè da notte dei tempi, soltanto che con l'avvento dei social, con la tecnologia, è diventato un argomento un po' più, come dire, la tecnologia ha fatto più da cassa di risonanza a questo tema. È come il caso dei femminicidi, non è che prima non succedevano, succedevano, soltanto che si sapeva di meno. Il bullismo, io non so chi è che vuole iniziare, io inizierei da Lucia, che ci dà una linea, in linea di massima, anche perché ha delle implicazioni, delle conseguenze, delle implicazioni psicologiche, poi considerando anche l'ambiente di lavoro, non soltanto per le implicazioni psicologiche, ma si trova anche a contatto con fenomeni, questo, che non hanno a che fare con i social, ma proprio all'atto pratico, quindi vis-à-vis umano, esatto, e personale. Prego, Lucia. Infatti, un fenomeno che avviene principalmente nei contesti scolastici. Il bullismo infatti è un fenomeno molto diffuso che consiste principalmente in comportamenti aggressivi e ripetitivi nei confronti di chi non è in grado di difendersi e quindi della vittima. Le principali caratteristiche che permettono di definire un episodio con l'etichetta bullismo sono appunto l'intenzionalità del comportamento agito e quindi la sistematicità delle azioni aggressive nei confronti di chi non può difendersi. E inoltre è importante la simmetria di potere che avviene tra la vittima e il bullo, il persecutore. E io definirei tra apice il carnefice. E il carnefice, esatto. Volevo fare alcuni, secondo i dati Istat sui comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, nel 2018 più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni è stata vittima di un episodio offensivo, violento e irrispettoso da parte di un coetaneo. I comportamenti violenti che appunto caratterizzano il bullismo sono i seguenti: possono essere offese, parolacce, quindi sono sia di tipo verbale che di tipo fisico. E tutto ciò ovviamente comporta delle implicazioni anche a livello psicologico. E quindi cosa bisogna fare per prevenire questi fenomeni? Allora, innanzitutto bisogna appunto sensibilizzare le famiglie. Infatti la prima prevenzione richiesta parte proprio dalla famiglia e successivamente dalla scuola. Ovviamente chi è vittima di bullismo tende a chiudersi in se stesso e quindi a non chiedere l'aiuto. Questo è compito quindi innanzitutto della famiglia, e poi e quindi come educatore e dell'educatore cercare di far emergere nella vittima quelli che sono, come dire, chiamiamolo un malessere, però una ecco domanda, questo malessere, una domanda, esatto, nasce spontanea: a volte la famiglia può avere difficoltà a far emergere questo, esatto, disagio. Infatti ci sono diverse campagne di sensibilizzazione proprio per promuovere una buona genitorialità, quindi un'apertura al dialogo,
Consideriamo infatti che il bullismo avviene principalmente in una fascia di età tra gli 11 e i 17 anni, quindi ci ritroviamo in soggetti adolescenti ed è molto difficile, come sappiamo, in questa fase delicata dell'età, appunto, mancano le parole. Insomma, interviene. Ma un'altra domanda che mi viene spontanea: sì, è importante anche l'ambiente circostante in cui si sviluppano questi fenomeni oppure non è circostanziato ma è generalizzato a tutti gli ambienti sociali in questo caso? Sì, è un fenomeno che riguarda tutti gli ambienti sociali. Ultimamente alcune ricerche, soprattutto però per quanto riguarda il cyberbullismo, parlavano di ambienti più abbienti, cioè maggiore il livello culturale delle famiglie e paradossalmente maggiore anche il rischio di cadere vittima di questi fenomeni. Quindi c'è una responsabilità della famiglia. Esatto, infatti per questo motivo bisognerebbe lavorare sulle famiglie, proprio per promuovere una buona genitorialità e l'apertura ad un dialogo di confronto. Scusami se ti interrompo, vedevo Enrico che annuiva, come dire... erudiscici, esplica ciò che stavi pensando annuendo. No, sono molto d'accordo con Lucia sul discorso delle famiglie. E, stiamo parlando di cyberbullismo. Mi rifaccio un po' a te, Luigi. Cioè, cyberbullismo è un termine coniato, quindi nato in Canada. Quello è cyberbullismo. Il bullismo è in Inghilterra. Sì. Cyberbullismo hai ragione, infatti dovevo fare la differenza. Chiedo scusa. Stiamo dialogando, cosa devi chiedere scusa? No, assolutamente. Il cyberbullismo invece è stato coniato, tanto per fare un po' un switch, è stato coniato in Canada. Perché allora c'era la divisione tra cyberbullismo, che era per i minori, come diceva prima la Lucia nel discorso del bullismo, e cyber harassment, da sexual harassment, che era per i maggiori. Poi a un certo punto si è deciso di unire due termini in un termine generico che era il cyberbullismo. Quindi cyberbullismo, quindi facciamo un'evoluzione, sì, rispetto a quello che diceva prima giustamente la Lucia, è la violenza, come dice anche la Trocani, è anche la violenza in rete, quindi sia i minori, come accennava prima Lucia, che nei maggiorenni. Io mi occupo più del cyberbullismo, che il bullismo sono proprio... Quello sui social, quello sui telefonini, in poche parole. Il bullismo ha degli effetti più a lungo termine, più grave rispetto al bullismo, che è circoscritto magari ad ambienti scolastici, al quartiere... Però può avere degli effetti anche a lungo termine, il bullismo in sé, diciamocelo, cioè, a prescindere dall'ambiente, se io sono vittima e ho 10 anni e questo essere vittima me lo continuo a portare avanti fino a 16, 17, 18 anni, influisce non poco nella costruzione dell'essere in quanto uomo. Sì, influisce sulla stima di sé, sulle relazioni affettive. Infatti gli effetti che questi ragazzi hanno sono appunto fattori psicologici quali l'ansia, la depressione, bassa autostima, fino ad arrivare poi a pensieri suicida. E non a caso la cronaca, e parlo da giornalista, ha portato casi eclatanti dove per minacce o presunte esposizione di immagini o di frasi o di altre cose determinati bambini, li chiamo bambini perché 12-13 anni per me sono ancora dei bambini, non sono, è vero che sono degli adolescenti, però li chiamo ancora bambini, si sono suicidati, chi si è gettato al terzo piano, chi invece ha fatto altro. Esatto.
Sì, qui purtroppo è stato un filmato di TikTok ed un gioco che esiste già da un bel po' di tempo, Balena, eccetera, eccetera, che porta a fare degli atti estremi, per cui si rischia veramente il suicidio. E Esatto. questa è una forma di violenza veramente su caratteri molto deboli, che per quello che, come diceva giustamente Lucia prima, ci vuole la presenza dei genitori, non c'è nulla da Sì, un fare. adulto di riferimento che possa essere il Appunto. genitore o l'educatore nel caso della scuola. Ma io penso che entrambe le figure, chiaramente le metto al singolare, possono e devono interagire con il giovane o la giovane, ma anche nell'utilizzo di quello che è lo strumento tecnologico che hanno e quello che devono e possono. E sarebbe opportuno veicolare quello non veicolare, perché molte volte ci si affida per fiducia all'amica e si manda un video, un messaggio che poi è oggetto di ricatto e che spinge il soggetto vittima a compiere azioni che poi possono portare anche ad effetti o a, come dire, a momenti eclatanti che possono addirittura minacciare la vita stessa. Che dice Enrico? Luigi, mi aggancio a te, il fatto che proprio è avvenuto, il processo è avvenuto proprio un mese fa, metà febbraio, di un fatto di Torino successo nel 2018, quindi ben 2 anni fa. Il processo purtroppo è stato fatto con un po' di ritardo. Vabbè. Vado, non so se vi ricordate, il fatto di quella maestra giovane, allora aveva 22 anni, un po' ingenua, purtroppo, che ha mandato delle foto osè al suo fidanzato, e questo disgraziato, lo chiamo disgraziato, ma mi viene da dire altri termini, non lo dico, diciamo, Ci poi ci sono manteniamo delle proprio signore, perché. per cui non lo dico, questo disgraziato poi cosa ha fatto? Le ha girate nella sua chat di amici del calcetto. Sta di fatto che la moglie di uno di questi ha visto queste foto un po' osè, era la madre di una nulla, di questo asilo nido, e quindi l'ha fatto girare, altra cavolata di questa grande signora, molto intelligente, l'ha fatta girare nella chat probabilmente dei genitori di questi bambini, e poi è andata dalla preside. La preside, altra cretina, non uso termine perché qui mi viene un po' di rabbia, ha preso queste foto e cosa ha fatto? Ha licenziato, prendendo anche Insegnante. delle altre scuse, con l'apporto tra l'altro di una ex collega, di una collega di questa maestra, ha licenziato Che immagino fosse la questa giovane donna fiduciaria di delle 22 anni. insegnanti. Immaginate la gogna mediatica su questa giovane donna di Povera 22 anni. donna. Purtroppo noi adulti tante volte qui, vabbè, facciamo delle cavolate per ingenuità, eccetera, eccetera, ma di tutta l'età, perché guardate, Può purtroppo succedere a qualsiasi età, sì, ci sì, che sono poi sto venendo d'accordo. con un discorso un po' troppo. Adesso è stato fatto il processo, giustamente la preside è stata condannata a 13 mesi di reclusione. Poco, Sì. poco, Poco, molto poco, credo che poco, poi non farà molto poco. niente. È stata poi condannata anche la madre della Luna, no? Che è andata a denunciare per l'onore di questo asilo nido la preside, e ha fatto girare tra l'altro queste foto. Se è stata condannata a 12 mesi, Quindi tutte quindi pene tutte sospese pene che poi saranno con menzione. ridotte a. E poi, come sai benissimo, nel settore pubblico non c'è mai il licenziamento, quindi questa preside No, ma qui. poi giuridicamente, e te lo dico perché è uno dei miei settori, di solito scatta la pena sospesa e non menzione. Sì, il fidanzato che si è subito dichiarato colpevole, se l'è cavata con un anno di come si chiama? Quelli, lavori sociali, no? Lavori utili. Lavori utili. L'insegnante è stata reintegrata. Non ancora reintegrata, tra l'altro, non ancora reintegrata. Ecco, quello che mi fa un po' inviperire, ecco, uso un termine abbastanza buono, è che sono state 3 donne a condannare questa maestra per la sua ingenuità.
questo mi fa un po' pensare. Tante volte diamo la colpa agli uomini che sono dei disgraziati, per dirla in maniera molto bonaria, ma sono anche più cattivo io. Anch'io, Quello che fa più anch'io, anch'io. male è vedere queste tre donne che hanno incolpato hanno quindi condannato questa poverina maestra d'asilo, 22 anni, a una gogna mediatica bruttissima. Questo, vabbè. Vabbè, è un fatto proprio bruttissimo, che non so nemmeno come i colleghi abbiano trattato l'argomento, se l'hanno trattato sulle testate giornalistiche. Mi auguro che abbiano preso le parti dell'insegnante e abbiano buttato la scure contro dirigente scolastica, contro la insegnante che ha, come dire, assecondato il modus operandi della dirigente, e la mamma che con ste chat dei genitori oramai sono diventati, si sentono padroni degli insegnanti e padroni del modello didattico-pedagogico. Ci manca solo che vengano a fare lezione a scuola e poi siamo al completo. E poi vediamo i risultati, quali sono. Lucia, io poi sono stato direttore del consiglio scolastico di un importante collegio, quindi ne vedevo di tutti i colori in questo istituto qui a Prego, Marcella, penso che adesso spetta a te. Grazie. Dopo questo momento di ilarità, mi piacerebbe entrare invece in un contesto un po' più letterario, visto che abbiamo Enrico Casartelli. Mi piacerebbe parlare un attimo, visto che si parlava che spesso la famiglia è tra le origini, no, Lucia, delle azioni di bullismo, purtroppo. Enrico, l'ultimo suo libro si intitola Condannato da Internet, uscito nel 2019, edito da Robin Edizioni, e affronta proprio l'argomento del cyberbullismo. E guardando un po' tra le interviste che ti hanno fatto, Enrico, ho trovato che tu sei convinto, che ci siano due argomenti molto delicati e importanti, che sono stati il motore che ti ha indotto a scrivere di questi argomenti. Quindi il cyberbullismo e la violenza in rete e il conflitto generazionale, quindi coi genitori. Perché sei convinto di questo? Ma guarda, io, come dicevo, come sai, sono nato informatico, in pratica, anche se sono una generazione vecchissima, quindi sono nell'ambito informatico da quando è nata l'informatica, in pratica. E, ho seguito anche la sicurezza informatica, e vicino anche alla sicurezza informatica, poi a sua volta io sono stato appunto hackerato, tra l'altro, da un abilissimo hacker, devo dire. Che per fortuna mi ha avvisato telefonicamente, per cui sono riuscito a stoppare WhatsApp e tutto. Avevo un'email non di lavoro, per cui, però era stato molto bravo. Però il discorso del cyberbullismo l'ho visto in pratica anche mentre facevo un corso, e mi aggancio al discorso delle famiglie, nel senso che ve la racconto, ma cerco di essere breve. Stavo iniziando un corso di marketing in rete, marketing web, sponsorizzato, non mi ricordo più se dalla regione Lombardia o dal comune di Milano, e mi si è avvicinato un giovane, era per neodiplomati e neolaureati, quindi erano tra 20 e 25 anni, e mi si è avvicinato un giovane prima dell'inizio della lezione dicendomi che doveva assolutamente, aveva un problema di lavoro, per cui ogni 10 minuti doveva assolutamente agganciarsi al cellulare per rispondere a delle mail, eccetera, eccetera. Però me lo diceva in un tono molto preoccupato, molto, molto preoccupato e anche molto teso, per cui mi sono un po' insospettito. Poi io sono, come si dice, un animale d'aula, per cui io giro parecchio tra i tavoli, non riesco a stare sulla scrivania, non ho quella prosemia che viene chiamata cattedratica, per cui giravo un pochino e vedevo che questo ragazzo, perché aveva 20 anni, era un neodiplomato, quindi aveva finito da poco la maturità, ogni tanto prendeva questo cellulare, ma aveva le mani, li tremavano.
E poi, ripeto, aveva il volto molto teso. Per cui la prima pausa, circa verso le 11, io l'ho fermato un attimo, gli ho detto, ma scusa, hai dei problemi col lavoro, eccetera, eccetera. E questo mi dice, sì, guarda, ho dei problemi del lavoro, guardi, ho problemi del lavoro, mi devi scusare, ma qui e l'altro. Però io nel frattempo ho controllato, questo non aveva ancora trovato lavoro, quindi era disoccupato. A che, insomma, sono fortemente dispettito. Poi ho cercato di finire la lezione, di solito si finisce entro l'una per ricominciare dopo le 14, però ho finito un attimo prima. E per fortuna con me c'era, come uditrice, come assistente, come volete voi, c'era una psicologa però inserita anche nell'albo del counseling. Quindi, vabbè. Ed era giovane, quindi giovane di me, quindi sapeva anche un pochino più, forse anche per la gioventù, approcciare questo ragazzo. Quindi verso 12:45, quando ho anticipato la fine, abbiamo beccato questo ragazzo, l'abbiamo beccato in senso positivo e l'abbiamo fatto confessare. E vi giuro che è stata, perché questo tremava, aveva paura, aveva un carattere fortemente debole. Cosa è successo? Che lui doveva rispondere ogni 10 minuti a un'email che gli mandava un cretino, un'email doveva rispondere, altrimenti questo gli avrebbe inviato un virus terrificante. Nel suo computer o nel suo cellulare, eccetera, eccetera, una cosa fuori dal mondo. Per cui, in un momento mi sono arrabbiato, ho detto: cazzo, questo qui gli scrivo, gli mando subito un'email a questo cretino. Poi, invece, pensandoci un attimo e vedendo purtroppo questo viso molto teso, veramente questo era terrorizzato, terrore proprio. E allora niente, abbiamo chiamato subito un'associazione per la prevenzione cyberbullismo, ce ne sono tantissime, a Milano sono molto bravi e poi so che questo ragazzo è stato affidato all'assistente sociale, eccetera, eccetera, psicologi, quindi ha avuto un supporto di questo tipo e ovviamente è scattato dopo un po' anche la denuncia alla polizia postale, ciò Allora, poi che infatti lo volevo stavo fare chiedendo in testimonianza. questo momento, ho detto come No, mai no, la qui è polizia stata. postale non è stata No, chiamata? guarda, adesso poi al limite ne parliamo, però la polizia postale poi è stata fatta la denuncia attraverso questa associazione. E qua arrivo alla domanda, ma siccome questa storia c'era da 10 giorni, come diceva il ragazzo, ma secondo me c'era anche molto di più perché il cellulare non me l'ha fatto vedere, possibile che i genitori non si siano Non se accorti di ne siano questa. accorti. Ma adesso questo mi ha fatto un po' Ma così. perché i genitori sono distanti, lasciano il proprio figlio vicino al televisore, col cellulare, PlayStation, Sì, computer e buonanotte al secchio. adesso bisogna fare molta più attenzione, è molto più preoccupante quando un figlio adolescente rimane per ore e ore chiuso in camera da solo con un cellulare e non se esce fuori a giocare. Bravissima. Io ricordo i tempi miei da ragazzo, si passava la giornata il più possibile fuori a giocare, a fare giochi. Ed era meraviglioso, stare a casa era una prigione vera e propria. Oggi invece è un'ancora di salvezza per molti. Sì. Ditemi se è vero o non è vero, è una domanda la mia. No, La pandemia ci ha anche dato un duro bravissima. colpo, La pandemia No, purtroppo no, a parte ha la pandemia, peggiorato io parlo le anche condizioni. pre-pandemia, Sì, pre-pandemia. ho detto, ci ha dato un duro colpo perché purtroppo adesso i ragazzi stanno ancora più volentieri in casa, no? So che ci sono dei sostegni psicologici nelle scuole, Lucia, non lo so, ne ho sentito Sì, parlare, vero? Per indurre i tornerebbe. ragazzi ad uscire. Esatto, C'è sì. uno studio particolare condotto dalla Fondazione Veronesi sugli effetti del lockdown Sì. Gli sugli adolescenti. adolescenti c'è maggior depressione tra di Sì, loro. può nascere maggior senso di depressione, come diceva Esatto. Lucia, Tra gli ansia, ansiosi, disagio, esatto. eccetera. Disturbi del E sonno. dei disturbi del sonno, quindi insonnia, poi ci sono Esatto. anche altri fattori che determinano l'insonnia, però diciamo che Certo. uno di questi lo è sicuro. E io in una trasmissione ebbi a dire che l'unica cosa che penso è che col passare del tempo questa situazione potrà essere dimenticata. In molti casi, però in altri casi potrebbe avere degli effetti devastanti. Quando ho letto questo studio,
E mi sono dovuto, come dire, ricredere e rendermi conto degli effetti devastanti che può avere nel più giovane rispetto a noi che abbiamo una maturità diversa, più avanti nel tempo. Quindi abbiamo modo di rielaborare e elaborare determinati fattori contingenti, dovuti al buon senso. Certo. Questo sì, pensa che noi siamo degli animali, no? Siamo degli esseri animali, però Animali sociali. abbiamo bisogno di socializzazione. Esatto. Abbiamo bisogno, chi ce n'ha più bisogno, tipo sottoscritto, altri anche meno, però abbiamo bisogno di socializzazione. E anche gli adulti, io dico per primo, io soffro moltissimo di questa, a livello anche psicologico, però vabbè, insomma, adesso non esageriamo, però immaginiamo questi giovani chiusi in casa, magari in una casa, perché io ho anche la fortuna di abitare in una villetta, per cui ho anche ampi spazi. Mettiamoci in tanti amici che ho che hanno 50-60 metri quadrati dove ci sono due figli. Insomma, anche lo spazio, e qui entriamo nella prossimità, Influisce, eccetera, eccetera. certo. Alla sua valenza, sì, Caspita. alla sua importanza, vero? Sì, bisognerebbe lavorare molto a scuola anche, a parte inserire uno sportello psicologico, quindi la figura dello psicologo che va un po' a mediare tutti questi fattori di rischio, e poi soprattutto sarebbe importante appunto che anche le istituzioni facessero un po' di più, ecco. Io è da tempo che penso, nel mio piccolo chiaramente, che nella scuola due figure sarebbero importantissime, oltre al corpo insegnante, chiaramente, perché è necessario, come al corpo di segreteria, eccetera, eccetera, gli amministrativi, lo psicologo e il sociologo, che non vengono contemplati nella scuola, che sono invece di un'utilità incredibile nello gestire. Questo è il mio punto di vista. Gradirei che Marcella, Lucia e Enrico, possano dire anche la loro a riguardo. Iniziamo da Marcella, iniziamo da Marcella, che oggi la vedo un po' più taciturna. Ma non è un argomento di cui sono solita parlare, ecco, non sono un'addetta ai lavori, voi bene o male invece molto di più, ecco, tutti e tre. No, più che dello psicologo, bisognerebbe, insomma, crescere in un ambiente sano, nel familiare e scolastico. Ma nella scuola queste figure servono perché ci sono Sì. bambini e ci sono ragazzi che hanno dei disturbi, chi di apprendimento, chi di attenzione, chi di iperattività, che ha necessità Però vedi di un Luigi, sostegno. cioè tu prima dicevi, quando io ero piccolo stavo fuori intere giornate a giocare e stare in casa era una prigione. Però vedi, sei cresciuto più sano. Quindi, dove era lo psicologo a scuola quando tu eri piccolo? No, ma io parlo di casi che hanno problemi, ecco, Ma psicologici. In ci questo sono caso, sempre oltre al stati. Ci ritardo. sono sempre, cioè, secondo me la nostra società che è malata. È inutile lamentarci a dire che la scuola non funziona, le istituzioni mancano, non si trova lavoro. Noi continuiamo a lamentarci degli altri, degli enti, del mondo che ci circonda, quando siamo noi i primi a non fare nulla. Io la penso così. Poi sicuramente adesso ci vuole lo psicologo e il sociologo nelle scuole, per come siamo messi, certo, sono Ah, perché è d'accordo. cambiato il sistema. Cioè, Sì, io vero. ricordo La quando rete eravamo giovani noi sociale. e quando mia madre mi portava a scuola, diceva al maestro: mi raccomando, usi le maniere forti. E se io tornavo a casa e diceva a mamma o a papà, ma maggiormente alla mamma lo si diceva: guarda che il maestro mi ha ripigliato, mi ha tirato il gesso perché io ho detto così, così, così. Io rischiavo di pigliarne altre di botte. E invece Prova a adesso, farlo oggi. ecco, tu Oggi ne sai immediatamente ti qualcosa. trovi il genitore in classe che si lamenta di questo. Perché? Perché Oggi, adesso senza sono voler cambiati. generalizzare, abbiamo più genitori, pochi genitori autorevoli, ma molti
di loro sono amici dei figli, quindi si è persa un po' quell'autorevolezza di una volta. Il genitore non deve essere autoritario, ma appunto autorevole, non troppo Esatto. permissivo, invece c'è Lucia, troppa vuoi aspettativa. fare la distinzione tra autoritario e autorevole? Autorevole, appunto, è voler imporre un qualcosa, si fa così e Autoritario, basta. autoritario. Autoritario. Sì, invece la figura autorevole è la figura che fa capire la presenza, quindi di un adulto, quindi un punto di riferimento fermo, ma al contempo c'è un dialogo, uno scambio di opinioni. Di Quindi diventa un punto di riferimento perché riferimento. è di autorevolezza, è un Esatto, con cui modello, ecco. confrontarsi. Sì. E dico. Io invece non voglio sparare sui giovani, perché no, non stiamo sparando sui giovani, era una mia considerazione. Io sono molto, io ho sempre lavorato con i giovani, però di una certa età, li chiamo giovani, ma da 23 anni in su, purtroppo non, se non pochissime volte, quando andavo a fare magari delle lezioni, ma no, da 23 anni in su, io insegnavo all'università, ma anche lì erano più che motivati. No, però io volevo un attimo difenderli perché purtroppo adesso i giovani sono veramente in un mondo molto più complicato rispetto Sì, al è mio vero, di una è volta. vero. Molto, molto Stimoli. sono bombardati. Io mi occupo di marketing in rete, sono bombardati da milioni e milioni di messaggi. Esatto. Filtrarli è molto difficile. Facciamo fatica noi. Il filtro percettivo nostro che dovrebbe automaticamente tagliare certi messaggi, talvolta non funziona a me, figuriamoci a questi poveri ragazzi. E poi c'è anche un'altra cosa, qui però la lascio stare perché è un argomento molto delicato, che la democrazia, adesso stiamo, per fortuna, siamo in una forte democrazia. Però la democrazia, e qui mi fermo, siamo una forte, sì, no, siamo, no, siamo liberi, siamo una forte democrazia. Però la Sì, forte. insomma, diciamo. Sì, No, siamo una forte. vabbè, prego, prego, Parte. Enrico, continua. Siamo una Non forte esprimo democrazia. pareri, non Però esprimo questo è un pareri. argomento delicato che poi, perché può essere travisato, quindi non tergiversato, eccetera, eccetera, quindi lo lascio lì. La democrazia, purtroppo, c'è cioè l'altro positivo della democrazia, che siamo liberi, però la democrazia dopo un po' annoia, annoia molto, non crea valori. Non crea valore soprattutto sui giovani. E qui è dura, però stop, perché entriamo in un argomento un po' troppo delicato, ci vogliono poi delle ore, poi un'ora di stupidate, perché. Vabbè, no, per sviscerare l'argomento già Sì, no. compreso Però c'è, sarebbe. lo taglio per dirvi un altro argomento, che invece è quello che accennava prima e che io ne parlo un po' nel libro, ma non voglio assolutamente fare pubblicità nel libro, che è il conflitto generazionale. Cioè, tante volte tra i genitori e i figli non c'è dialogo. Ma perché? Perché parlano in due linguaggi diversi. E non c'è niente da fare, è inutile che. E qui io non do torto ai giovani, ma do torto agli anziani Agli come adulti, me, agli riferimento. over 50. Perché io vedo, lo devo dire, sono qui, troverete anche un mio articolo. Sui social, eccetera, eccetera, dove questi over 50 ma scrivono delle stupidate, ma delle stupidate che io mi vergogno, cioè non so come dire. Un figlio vedendo queste cose, cioè, come minimo si vergogna. Infatti, se fate caso, poi guardate questo mio articolo, ormai i giovani sono disaffezionati a Facebook, a queste forme di social che insomma sono anche un po' vecchie, poi si agganciano a gruppi tipo WhatsApp o canali. Però sai una No. cosa, Enrico, io per mestiere Facebook e WhatsApp li uso, ma proprio tantissimo li uso, perché promuovo Radio Nofo, ad esempio. Come WhatsApp evento mi serve come di marketing, sì. collegamento con i vari autori e collaboratori, perché ragioniamo a volte molto prima che col telefono, di argomenti, di indirizzo, di tematiche, eccetera. Cioè come strumento di lavoro, intendevo io. Su quello sono d'accordissimo. Io sto parlando di genitori che esprimono dei sentimenti privati su Facebook, delle Ah, sì. cose orripilanti, Che fanno vedere incalzano anche. l'immagine dei loro bambini come dei trofei.
si mettono a dare anche delle foto non intime, diciamo private, che potrebbero anche molto farne a meno. E per non dire altro, qui mi fermo, punto. Per cui io, se fossi il figlio di questi, mi vergognerei. Insomma, è un Quindi linguaggio, anche questo tipo che intendi abbiamo un come linguaggio molto conflitto interno. generazionale, giusto? Sì, anche questo è un altro argomento, per cui nel social, se voi vedete, ormai giovani, però intendo fino a 25-26 anni, non usano più Facebook perché si vergognano a vedere certe cose, e io sono con loro. Poi si attaccano ad altre forme, che sono Instagram o altre cose, insomma, o canali privati o canali WhatsApp, dove possono anche più velocemente trovare le informazioni senza stare lì a fila. Di news, di post pubblicità. Ah, posso farti una domanda io? Perché io di Sì. questo sono molto ignorante. Sento parlare moltissimo ai giovani di questo nuovo social orientale, TikTok, si chiama così, ma in pratica cos'è? È come una sorta di WhatsApp, Sì. No, è più breve, bravissimo. cioè si possono postare messaggi più brevi, questo. Io. Tu puoi postare, tipo YouTube, solo che devi. Tipo Ho sentito un po' di eco, per cui mi fermo un attimo. È tipo YouTube, solo che hai una limitazione, cioè i video non possono superare i 3 minuti, i 2 o 3 minuti. capito. E quindi va benissimo per passarsi dei messaggi, eccetera, eccetera. Certo, anche qua il fatto della ragazzina che purtroppo adesso non mi ricordo più, ma si è suicidata, arrivava da un video su TikTok Su che TikTok, sì, sì, esatto. infatti c'è stata poi la campagna, anche qua la campagna di TikTok di non iscrizione da parte dei minori di 13 anni. Ma vi giuro, vi giuro. Vi giuro, io ho visto dei genitori che scrivevano su Facebook dei bambini 12-13 anni, cambiando loro le generalità, facendoli vedere più anziani, più maturi della loro età, non sapendo tra l'altro, qui mi arrabbio un po' e non ne posso fare a meno, non sapendo tra l'altro che queste immagini vengono catturate da disgraziati che poi le usano per le famose truffe amorose. Quindi foto di bambini vengono prese a ruba, per essere utilizzate poi come truffe amorose. E c'è in giro tante, perché purtroppo di persone deboli ce ne sono. Sì, ma infatti Ricordo non è un che fenomeno solo di adolescenziale. A me una persona che ha 43 anni ha detto: ti posso mandare un filmato? Ho detto sì, usa Telegram per mandami il filmato, oppure l'audio, quello che vuoi tu, o WhatsApp. Ho detto no, io ce l'ho su TikTok. Ho detto mi dispiace, io non ce l'ho, no. Usa Telegram se vuoi mandarmelo WhatsApp. Non posso riceverlo, perché non ce l'ho e non ho nessuna intenzione di installarlo, francamente. perché troppi sono. E Telegram, per esempio, state trovati dei canali dove giravano all'interno di questo canale dei video, perché dei video pedopornografici. Ah sì, Questo noi l'anno scorso. utilizziamo Telegram perché Sì. rispetto a WhatsApp è possibile trasmettere gli audio. Bravissimo, sì. Quindi i miei collaboratori mi mandano l'audio di un servizio, non potendolo mandare con WhatsApp, e ormai i nuovi telefonini non hanno più la funzione di registrare. Ma bisogna prendere le applicazioni che costano e a volte nell'aggiornamento saltano. Ho detto io, usiamo Telegram perché registrate con un normale registratore e in MP3 me lo trasferite. Sì, E infatti lo trovo ottimo Telegram. in molte associazioni vengono utilizzate, sì, si fanno dei canali proprio chiusi utilizzati da varie associazioni come strumento di lavoro. Va benissimo. Resta il fatto che, insomma, il bullismo è una, come la gramigna, una pianta difficile da estirpare. Sì, però prima si parlava di istituzioni, qui c'è stato un Ma possono forte. fare qualcosa le istituzioni e se sì, che cosa? Guarda, io ti. Ah, vai, Lucia.
No, dicevo, le istituzioni, almeno per quanto riguarda la scuola, stanno facendo molto attraverso campagne di promozione e sensibilità, ad esempio, dei temi sulla legalità. E quindi approcciare anche sia i genitori, quindi formazione sia per i genitori, per gli alunni e per il personale, per i docenti, proprio per far capire come approcciarsi alla rete in maniera sicura. Poi, come istituzioni, c'è stata fatta una legge finalmente, qui parlo di cyberbullismo, la legge 71 del 2017, del maggio Maggio 2017, 2017, sì. con i Sì. suoi 7 articoli, finalmente molto chiara su cos'è cos'è cyberbullismo. Qui, ovviamente, cyberbullismo rivolto ai minori. Esatto, E sì, quindi sulle tutela dei diritti del applicazioni. minore. E qui c'è anche un articolo, mi sembra 4, adesso non vorrei distribuire, sì, l'articolo 4 che è riferito proprio all'orientamento scolastico, nel quale ci deve essere un referente per ogni istituto proprio dedicato al cyberbullismo, che probabilmente si fonde con quello del bullismo. Poi ci sono tante altre cose, però questa legge è veramente del 2017, quindi sono passati un po' di anni, però ha fatto veramente una rivoluzione a livello anche giuridico, a livello soprattutto giuridico, oltre che di sensibilizzazione a livello scolastico, ma anche a livello giuridico penale, è stata veramente una forte evoluzione e si doveva sottolineare. Farei un ultimo giro, una domanda, facciamo un giro e chiudiamo, domanda delle 100 pistole. Ma abbiamo gli strumenti per eliminare questo fenomeno? Inizierei da Marcella, perché oggi la vedo veramente molto, molto poco presente. Ma perché dite tante cose interessanti, allora mi sto facendo una cultura. Complimenti, no? È un bel dialogo quello che state conducendo. Gli strumenti siamo come in tutte le situazioni, secondo me, noi stessi. Io credo che non bisogna mai aspettarsi nulla da nessuno e cominciamo noi a dare gli esempi, come sempre. Se iniziamo noi, sicuramente, avremo un seguito. E qui mi limito, lascio a voi la parola, però visto che siamo in chiusura, volevo solo ricordare che Enrico Casartelli presto comparirà in una bellissima antologia che verrà pubblicata dalle edizioni Laurita con un suo racconto che è un pochino autobiografico, ma noi non diciamo nulla, sempre sulla sua esperienza professionale degli anni passati, molto accattivante. Quindi sto Quindi giocando in casa io, perché Sì. tu scrivi per l'edizione Laurita, Enrico scriverà anche per l'edizione Laurita, è il mio editore, gioco in casa. Lucia, scrivi Lucia qualcosa anche ci tu. no, Lucia ci analizzerà tutti perché scriviamo per le edizioni Laurita, questo Dice, ma perché scriviamo tutti per l'edizione Laurita? Ci sarà una motivazione. Esatto. Quindi sì, secondo me noi dobbiamo dare l'esempio, tornando alla tua domanda, e tutto potrà migliorare. Questo è quanto. Lucia, a te la parola. Sì, secondo me c'è ancora tanto da fare, ma molto si sta facendo e quindi bisogna insistere moltissimo sulla prevenzione, sulla promozione appunto lavorare sulle famiglie e sulla scuola, ma principalmente sulla famiglia, promuovere la genitorialità. Apertura del dialogo tra genitori e figli, questo mi sento di dire. Enrico, a Ai, te l'ultima parola, dai. mi aggancio alla Lucia dicendo che oltre appunto all'attenzione alle famiglie, c'è da dire che in tutte le città, in tutta Italia e anche a Milano, dove abitiamo, ci sono molte associazioni che si stanno occupando proprio di prevenzione al cyberbullismo, e io devo partecipare a una di queste, poi purtroppo sto maledetto Covid mi ha fermato, fatte da persone veramente preparate, sia dal punto di vista, quindi fatti di avvocati e fatti anche da psicologi, psichiatri, eccetera, eccetera, ma molto, molto preparate, agganciate, come dicevo prima, alla polizia postale, e su questa è veramente... Chapeau, come si dice. Tanto di cappello. Ma che ne pensate se ci torniamo una prossima volta sull'argomento? Perché giustamente non possiamo parlare per molte ore.
E quei 40 minuti ormai sono passati. Siete d'accordo per fare una seconda puntata più in là, sempre sullo stesso tema? Anche perché nel corso di un paio di mesi potrebbe succedere qualche cosa che potrebbe stravolgere anche il nostro modo di vedere le cose. Non ci credo, però insomma, a essere ottimisti non costa mai quasi nulla, anzi nulla affatto. Vero, Enrico? È vero, è vero, è vero. Bisogna essere ottimisti. Io ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando o stanno non solo ascoltando, anche vedendo, e ringrazio soprattutto la scrittrice Marcella Nigro, la psicologa Lucia Piturro e lo scrittore Enrico Casartelli. Da Luigi Pistone è tutto per Radio On Off, arrivederci alla prossima settimana.